Buonasera a tutti, bentrovati, siamo a Bussolengo in provincia di Verona. Questo paese sta festeggiando la 312esima fiera di San Valentino, che è il patrono del paese. Siamo fuori dalla chiesa principale del paese, di Santa Maria Maggiore, e tra 15 minuti ci sarà una santa messa speciale. C'è stato un momento speciale poco fa qui in chiesa, dove si sono dati i premi alle coppie che festeggiano 25, 50, 60 anni di matrimonio e oltre, come questa bellissima coppia. Attilio e Teresa, giusto? Allora, voi siete di qua, insomma, qua vicino? Siamo provenienti da Salistole, provincia di Verona, e abitiamo qua a Bussolengo da 54 anni. 54 e quanti figli? 5 figli, di cui, che è cosa rara, uno nato in un paese, a San Giovanni del Patotto, e la figlia a Isola della Scala, gemelli. Ah, e quanti nipoti avete? 8 nipoti abbiamo e tre. Anche i pronipoti, altre 3 bambine. Quindi siete bisnonni. Allora, che momento è stato quello vissuto in chiesa? Siete stati premiati. Oggi si premiava la fedeltà dell'amore e una vita insieme felice, ma anche con, insomma, qualche difficoltà, immagino. Sì. Noi sicuramente siamo felici perché stiamo abbastanza bene. Ci aiutiamo uno l'altro, ci siamo sempre rispettati e sempre andati d'accordo. Qualche rugnetta, un po' come tutti, però mai mancate di rispetto. Questo è un simbolo veramente d'amore. Quando ci sono delle difficoltà, si cerca sempre di superare, dando d'accordo in poche parole. Il rispetto umano, e lei? Sì, di rispettarsi, mai parolacce, mai detto niente. Solo, insomma, se volemo bene, è tanti anni e dopo qualche marachetta lì la si dice, ma se no... E 5 figli, cosa significa crescere 5 figli? È un bel numero, 5, è un bel lavoro. Ecco, voi 89 e 88 anni, giusto? Ecco, adesso rimarrete alla messa? No, andiamo a casa, a dire la verità. Un messaggio per le persone, le famiglie... Sempre la televisione. Certo. Un messaggio alle famiglie, magari giovani che stanno ascoltando. Che devono avere sempre coraggio, non dire mai non sforo perché o per coraggio. Basta credere soprattutto in quello che è l'insegnamento religioso. E quando si ha qualche problema cerca sempre di dire una preghiera piuttosto che dire delle parolacce. Grazie. Sì. Dicevamo prima chi parla di più, di solito la donna, ma in questo caso diciamo si parla entrambi. Sì. Siamo andati all'asilo assieme. Addirittura. Sì. E siamo sempre cercati, si aveva sempre paura di... E adesso... Erano innamorati in poche parole da giovani e siamo sempre stati... Che bello. Sì. Una vita insieme, veramente. Veramente insieme. Grazie. I nostri figli soprattutto... Il sacrificio dei 5 che abbiamo fatto di insegnarci a rispettare. Rispetto merita rispetto. Abbiamo 5 figli, non abbiamo mai avuto dispiaceri perché hanno accumulato delle cure. Hanno la sua famiglia, è stato un insegnamento grande. Grazie mille. Questo è proprio il festeggiamento per noi anche, insomma, di dar voce a una coppia così longeva. Grazie tante, buon proseguimento. Adesso sentiamo anche il sindaco. Vengo poco in chiesa perché fa fatica, però la televisione sempre, il rosario, la messa, sempre tutto quello che fanno la televisione. A Lourdes sempre il rosario tutte le sere. Prato, oggi anche la festa di Lourdes. Grazie tante, grazie e tanti auguri. Grazie. Allora adesso sentiamo Don Diego Righetti, coparroco qui a Bussolengo, sempre da questa parte, credo. Prego. Allora, buonasera, una festa grande oggi, una festa grande. Sì, una festa grande perché festeggiamo l'amore. E l'amore non va avanti solo con i buoni sentimenti, con lo star bene o il sentirsi bene, con le carinerie, ma l'amore guarda all'Eucaristia. E l'Eucaristia esprime il punto più alto dell'amore di Gesù e dell'amore nella sua verità, quell'amore che non si tira indietro di fronte a nulla, che è disposto a dare tutto, ad arrivare fino in fondo. È l'amore radicale di Gesù e in questo gli sposi imparano passo dopo passo a plasmarsi secondo questa esigenza dell'amore, perché l'amore è sempre esagerato.
o è esagerato, è vero, oppure è comodo ed è vile. Don Diego, immagino che qui vengano anche delle coppie un po' sconfortate alle volte. Si riesce veramente a ripartire con il Signore, a ripartire guardandosi dentro? Cosa dite alle coppie che magari sono in difficoltà? Diciamo che bisogna avere la pazienza, che non è un atteggiamento, un sentimento passivo. La pazienza è la qualità e la capacità degli sposi di lasciare che il piano di Dio si srotoli piano piano e mano a mano nella loro vita, finché li plasma e li fa diventare capaci di un amore autentico e vero. Quando uno crede in questo, ha la forza di Gesù e la forza di uscire da ogni crisi e da ogni difficoltà. Grazie, grazie tante Don Diego, buona messa e grazie. Arrivederci, buona festa. Allora sentiamo Roberto Brizzi, giusto? Sì. Il sindaco di Bussolengo, ben trovato. Insomma, quanto è felice di poter avere intanto un bel tempo che aiuta tanta gente qui a festeggiare l'amore. Festeggiare l'amore è importante, infatti ho puntato tutto il mio discorso di questa mattina su quello, sul fatto dell'amore, di volersi bene, non solo fra uomo e donna, ma veramente fra tutte le popolazioni. Insomma, viviamo un momento di grande difficoltà, la storia ci ha insegnato poco, perché riusciamo ancora ad avere dei conflitti anche relativamente vicini a casa, ma non c'è solo quello, ce ne sono molti altri. Noi uomini dovremmo veramente imparare a volerci più bene, usare molto più la diplomazia e non le armi. E poi insomma tutto quello che ci sta dietro all'amore San Valentino. Questo fatto di voler, non è un premio, è un riconoscimento per gli anniversari, ma è un segno anche di testimonianza, perché io vedo che ai giovani ci si parla, come è giusto che sia, però portare le testimonianze, quindi far vedere che ci sono coppie di 60-68 anni che sono ancora felicemente sposate, penso che questo sia il più bel segnale che possiamo dare ai nostri giovani. Che si commuovono come ha fatto Attilio prima. Penso che la pace parte dal basso, incontrarsi, parlarsi anche tra persone, e quella di San Valentino è una fiera importante dove c'è sì la parte commerciale, la parte di fede, è un rincontrarsi tra le persone come ce n'è tanto bisogno. Assolutamente sì, è una festa che nasce dal basso, ci sono tantissimi volontari, e non è nulla che cala dall'alto, appunto perché l'amministrazione coordina, dà una mano, ma se non ci fossero questa miriade di persone che veramente vogliono mettersi in gioco per la propria comunità e unirsi tra di loro, questo secondo me è un segnale molto bello, molto forte, che dobbiamo assolutamente portare avanti. E in breve cos'è la Fiera di San Valentino, quante persone coinvolte, quanti giorni e quali i momenti principali? Ma allora, la Fiera di San Valentino, di fatto l'inaugurazione è stata oggi, ma di solito si parte già il giovedì, si concluderà il mercoledì, quindi il giorno dopo di San Valentino, ed è grande festa, grandi incontri, cultura, spettacoli, fede, perché non per niente insomma vogliamo, abbiamo fortemente voluto anche questa messa, e quindi è un incontrarsi storicamente, era nata chiaramente come uno scambio di bestiame, proprio se parliamo di 300 anni fa, là di Gerabasso, e quindi si potevano portare le mandrie da una parte all'altra. Da lì è stato un susseguirsi, e chiaramente l'evoluzione, gli animali sono stati a calare, sono entrate le macchine agricole, e ora invece c'è molto più commerciale, però il filo conduttore è sempre ringraziare San Valentino, tutto nasce da una peste che era Ecco, torniamo sull'origine, due minuti proprio per capire, perché qui vicino c'è questa chiesa dedicata a San Valentino, ecco un po' le origini. C'è una bellissima chiesa dedicata a San Valentino, nasce da una moria di bestiame molto importante, e quindi sono andati a fare un voto gli agricoltori nella chiesa di San Valentino. E quindi sì, vero San Valentino... santo anche riconosciuto a livello internazionale per l'amore, ma in realtà nasce da lì, e da lì esplode, perché comunque sarà stato un miracolo, sarà aiutato, comunque gli agricoltori ne sono stati devoti, e da lì c'è stato questo miracolo, e da lì poi si è trascinato con tutto quello che ha portato dietro, e che adesso siamo arrivati alla 312esima sicura, perché chiaramente quando è una data è perché da qualche parte è trovata scritta, quindi sicuramente è nata prima ed è sempre stato un crescendo. Bene, allora prima di lasciarci un messaggio, e poi prima della Santa Messa abbiamo un'ultima coppia che ha festeggiato 25 anni, ecco cosa significa come sindaco anche, e vedere insomma che la famiglia è il nucleo della società, essere ancora forte e celebrarlo. E tante volte si parla oggi degli alberi che cadono invece della foresta che cresce nel silenzio, e famiglie che portano avanti insomma per generazioni. Sì, l'ha detto lei, il problema è che sui social dappertutto fa molto più rumore l'albero che cade e non tante piante.
piantine che crescono, e noi abbiamo secondo me l'obbligo, abbiamo l'obbligo di enfatizzare, ma di rendere sempre più pubblico queste piante che stanno crescendo, che possono essere i matrimoni, possono essere il volersi bene, il mettersi in gioco nella propria comunità. Io continuo a dire, quando facciamo i 18 anni che regaliamo la Costituzione ai giovani, dico sempre: ragazzi, potete impegnarvi in mille maniere, dall'associazione del calcio all'Avis, al circolo parrocchiale. L'importante è che vi impegnate per la vostra comunità, perché questo vuol dire unione, vuol dire amore e vuol dire mettersi in gioco per gli altri. Grazie, grazie tanto. Allora, buona continuazione di festa. Grazie. E da ultimo, come dicevamo, c'è una coppia che appunto volevamo sentire e conoscere un po'. Hanno festeggiato i 25 anni, quindi non sono pochi 25, ma sono tra i più giovani qua oggi. I nomi, da dove siete? Mirko da Bussolengo. Katia da Bussolengo. Ecco, e che momento è stato questo per oggi? Quest'oggi per voi? Beh, noi era la prima esperienza, quindi è un momento importante, insomma. Dopo 25 anni il comune, insomma, fa questa festa, questa manifestazione anche in occasione della sagra, e comunque noi abbiamo partecipato, insomma, eravamo pochi, 25esimi, però insomma. E con che emozione, non so se vedendo tutte queste coppie premiate più grandi di voi ha avuto. Esatto, diciamo che guardiamo un po' il futuro, perché abbiamo visto proprio tantissime coppie che festeggiavano il 50esimo, 60esimo, per cui insomma guardiamo il futuro, dai, insomma, intanto cominciamo così. Il segreto per arrivare a 25 anni, qualche segreto? Ecco, dai, 25 insomma è abbastanza facile, un po' di pazienza e insomma sopportarlo un pochino. Noi siamo i pivellini qua a confronto agli altri. Voi avete figli? Sì, tre figli. Anche quello è un ruolo, insomma, che implica, che contribuisce a rendere belli questi 25 anni. Sicuramente, insomma. Comunque grazie a lei, insomma, che li vede ogni giorno, li accudisce ogni giorno, perché io ho delegato lei, perché non è così tanto tempo. Comunque dopo insieme, insomma. Cioè, il consiglio anche. Esatto. Insomma. Sicuramente i figli sono il collante ovviamente della famiglia e ti fanno superare anche magari qualche momento un po' più difficile, però è facile adesso. L'età dei vostri figli? 23, 20 e 15 più o meno. E quindi insomma è un'altra sì, sono grandini, insomma, sì. Si arrangiano, non bene. Sono piccoli piccoli. Grazie tante allora per essere stati con noi, buona festa. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, non so precisamente quanto manca per la Santa Messa, noi siamo appunto qui a Bussolengo per la Fiera di San Valentino, 312esima, quindi veramente una tradizione antica che si porta avanti, ancora molto viva. E tra qualche istante, qui in collegamento dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore di Bussolengo, trasmetteremo la Santa Messa per questa festa, che poi naturalmente continuerà nei prossimi giorni, e su internet il programma. E oggi, fra l'altro, una giornata particolare per tutta la Chiesa, perché l'11 febbraio, giornata mondiale dei malati, anniversario dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes. E questa mattina mi diceva il parroco Don Claudio Valicella, che presiderà questa celebrazione, è stato a celebrare una santa messa nella casa di riposo qui, proprio perché i malati non vanno mai dimenticati. Sicuramente ci sono malati anche tra le coppie e qualcuno oggi non poteva essere qui, e insomma saranno felici di seguire da casa questo momento. E ancora qualche istante, vediamo, le immagini magari possono passare anche un po' alla chiesa. E la Santa Messa, ricordo che sarà animata dalla corale giovanile della parrocchia di Bussolengo, che ha preso vita 3 anni fa e che insomma mi diceva il direttore che è una bellissima occasione per loro di vivere insieme la messa. Ecco, parte la Santa Messa e ci risentiamo al termine.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'amore di Dio Padre, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Un saluto a tutti voi, carissimi, che siete qui presenti questa sera alla celebrazione dell'Eucarestia. In particolare saluto l'amministrazione presente a questa Eucarestia, perché stiamo entrando anche nelle celebrazioni che riguardano il nostro santo patrono, San Valentino. Oggi abbiamo festeggiato le coppie che hanno celebrato il 25esimo, il 50esimo, 60, 70 anni e più di matrimonio. Per loro preghiamo, li affidiamo alla custodia del Signore, ma siamo anche nella cornice delle giornate eucaristiche e chiediamo al Signore di insegnarci l'amore, quello che lega gli sposi, quello che ci lega e ci fa fratelli gli uni gli altri. E così, perché siamo fratelli, ci chiediamo perdono prima di iniziare la messa e chiediamo la preghiera perché possiamo camminare sempre sulle vie dell'amore, sulle vie del Vangelo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai rivelato la pienezza della legge nel comandamento dell'amore, dona al tuo popolo di conoscere le profondità della sapienza e della giustizia, per entrare nel tuo regno di riconciliazione e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni parola degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Beato chi cammina nella legge del Signore. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. E con i. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. La prassi di Gesù lascia perplessi i suoi contemporanei, coloro che lo osservano, coloro che lo guardano, perché Gesù ha un modo tutto suo di vivere la parola di Dio, la volontà del Padre. Per esempio, in giorno di sabato fa delle azioni che non sono permesse. I suoi discepoli strappano le spighe, lui stesso guarisce, perdona. Oppure anche Gesù fa delle cose disdicevoli agli occhi dei suoi contemporanei, frequenta i pubblicani, i pubblici peccatori, va a mangiare a casa loro. Non solo, ma anche per quel che riguarda il digiuno, le cose sono abbastanza sfumate per Gesù, perché lo beccano proprio mentre i suoi discepoli stanno strappando le spighe e mangiando e rompendo il digiuno. E anche quando incontra persone che si devono assolutamente evitare per non diventare impuri, per non essere intaccati dal loro male, come il male, come i lebbrosi, come i malati, Gesù li tocca, Gesù li guarisce, ha una parola buona. E poi Gesù è strano perché non sta nel tempio, non sta nella sinagoga a insegnare come fanno i suoi colleghi rabbini, ma insegna per strada, insegna nelle piazze. E poi non cita i grandi saggi dell'antichità, i grandi rabbini che avevano fatto scuola, ma nelle sue parabole tira fuori la vita contemporanea e invece di parlare di cose grandiose, eccelse, mistiche, parla della donna che impasta o che cerca la dracma, parla del seminatore che fa la sua opera di seminare i campi, o parla dei pescatori, o parla dei campi e parla del cielo, parla dei gigli e degli uccelli che non mietono e che hanno da mangiare lo stesso. Ecco, questo Gesù lascia perplessi i suoi contemporanei. E lo sentiamo dalle parole e dal tenore del testo. Gesù, quando inizia, dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge. E dietro a queste parole di Gesù si sente forse sotto l'accusa di non essere proprio del tutto ortodosso. Sembra quasi un Gesù un po' hippie, un po' figlio dei fiori, un po' all'acqua di rose. Questo Gesù sembra un po' troppo edulcorato, ma oggi nella parola che abbiamo ascoltato sfodera una pretesa formidabile questo Gesù, e si rivela fortissimo, creativo nel suo modo di interpretare la volontà del Padre, ma radicale nella sua obbedienza al Padre che lo ha mandato. È un Gesù oggi che ai suoi discepoli si pone davanti con un'autorevolezza inaudita. Avete inteso che fu detto, questo qui è un passivo teologico, fu detto, ed è il modo per non dire il nome santissimo e impronunciabile di Yahweh. Avete inteso che Yahweh ha detto, ma io vi dico, e qui Gesù prende il posto stesso di Dio, è lui adesso il legislatore, è lui che promana la parola, è lui che dice la nuova legge. E questo Gesù, nella pienezza della sua potestà e della sua capacità di darci delle regole, delle leggi, nella sua maestà, nella sua autorità, esige da noi una giustizia che fa impallidire gli scribi e i farisei e anche noi che abbiamo ascoltato questa pagina di Vangelo.
perché Gesù non vuole che pilocchiamo dalla sua parola, che portiamo via le pagine che ci sono simpatiche, quelle che già viviamo magari. Gesù non vuole che accomodiamo la volontà di Dio sui nostri desideri e sui nostri gusti, e ci dice che il Vangelo non è democratico, non è fatto dalla volontà popolare, non è garantito, non è giustificato da quello che i più vogliono o da quello che i più desiderano o considerano giusto. Tanto lo fanno tutti, questa è la regola forse dell'agire comune, ma il Vangelo è modellato sulla verità dell'amore, e la verità dell'amore è incandescente, è fortissima, ci spella vivi la carità, la verità dell'amore. E Gesù procede a dirci a quale condizione allora l'amore è vero. Quando è che l'amore si può definire un amore autentico come quello di Gesù? Quando va fino in fondo, quando non si ferma a metà strada, quando è radicale, quando è fedele, quando è l'amore che Gesù stesso vive nei confronti del Padre, questo amore che non ha mezze misure, che è un amore totalizzante, bruciante. Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà di Dio. Vive di questo amore il Signore, un amore leale alla volontà del Padre, un amore che vive con un rigore assoluto. E allora ecco le esemplificazioni che Gesù porta nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Sono esemplificazioni che portano in superficie i nostri accomodamenti, i nostri compromessi, le nostre mezze tinte, e che d'altra parte invece fanno vedere la serietà della proposta di Gesù, la serietà del suo modo di vivere, di essere uomo e di fare la volontà di Dio. Non uccidere, avete inteso, dice Gesù che fu detto. Ma poi Gesù tira alle conseguenze estreme questo non uccidere, che non è sufficiente rispettare l'incolumità delle persone, non fare nulla per togliere loro la vita, ma si uccide, dice Gesù, anche quando tu ferisci nell'onore una persona, quando gli togli la stima, quando la insulti, quando la deridi, quando la irridi, quando la avvilisci, quando la sminuisci, quando fai queste cose sei già un omicidio. E questa ci fa tremare i polsi, fratelli e sorelle, perché pensiamo a quante volte nel nostro linguaggio diciamo: sì, è una brava persona, però. Gesù dice questa sera che fu detto: non commetterai adulterio. Ma Gesù dice: non è sufficiente astenersi, perché quando tu, il tuo desiderio, il desiderio del tuo cuore è sporco, tu sei già un adultero, tu già disprezzi la tua donna, tu già disprezzi il tuo uomo, e il tuo cuore è già diviso, il tuo amore è già incrinato, la tua fedeltà è già ferita. Gesù stasera ci dice: non giurare, cioè non chiamare Dio a garante delle tue affermazioni. E poi va ancora più in fondo, Gesù ci dice: guarda che il tuo linguaggio, le tue mezze verità, le tue parole omesse, la tua comunicazione che a volte può essere fuorviante, la tua lingua untuosa quando fa dei complimenti ma biforcuta perché poi dietro alle spalle dice dell'altro e ti pianta il coltello in mezzo alla schiena. Queste cose sono gravissime mancanze nei confronti delle persone, perché minano la fiducia, quella che ci lega, quella che ci fa essere una società, quella che ci permette di aver fiducia gli uni negli altri. Insomma, Gesù questa sera mette sulla bilancia non i comportamenti, che possono nascondere dietro anche dell'altro un non detto, un implicito, un'altra finalità, un'altra volontà. Questa sera mette sulla bilancia le intenzioni, quelle del cuore, e ci chiede se sono vere, se sono cioè in sintonia con la parola. È un Gesù che non si accontenta di dirci che siamo bravi, ma va fino in fondo, scardina il cuore, lo ferisce e va a vedere che cosa c'è dentro al nostro desiderio più profondo, se c'è la verità dell'amore o se c'è quel che cos'altro. Gesù stasera ci sprona e ci chiede di confrontarci con l'Eucaristia. Noi stiamo celebrando le giornate eucaristiche, abbiamo pregato di fronte all'Eucaristia durante questa settimana, abbiamo sentito una predicazione sull'Eucaristia domenica scorsa, un'altra la sentiremo domani da Don Matteo Bertucco, e ci invita il Signore a guardare l'Eucaristia, dove la verità delle parole e della vita di Gesù tocca il suo punto più alto. Qui davvero l'amore di Gesù diventa radicale, esagerato. Qui l'amore non è quello dei bei sentimenti.
Qui l'amore non è quello di un comportamento di circostanza, non è la semplice cordialità che parla del tempo e delle mezze stagioni che non ci sono più, ma è l'amore che ci rimette, è l'amore che sa morire se occorre per la felicità degli altri, è un amore che non si tira indietro, è un amore che ha il coraggio di dire mors mea vita tua, quando noi invece diciamo sempre il contrario. È un amore che non si accontenta della docilità, di essere bravini, di fare quello che ci viene detto in qualche modo abbastanza bene. È un amore che va dritto fino in fondo e va fino al dono della vita, fino a dare le ultime risorse, fino anche all'annientamento di sé, purché il fratello viva, purché il fratello sia felice. Ecco, noi questa sera abbiamo ascoltato queste parole e stiamo pregando di fronte all'Eucarestia. Allora chiediamo al Signore di essere discepoli che non si accontentano di un cristianesimo, di una pratica e di una fede tiepida e formale, approssimativa, che è spruzzata un po' di cristianesimo, ma di una fede che obbedisce fino in fondo con la radicalità e la serietà spaventosa, oserei dire, di Gesù nei confronti dell'amore e nei confronti del Padre, perché è solo l'amore che può salvarci e che può salvare questo mondo e questa nostra società. E perché l'amore o è esagerato come quello di Gesù e quindi è vero, oppure è comodo, parziale, accomodante, accomodato e perciò vile. Chiediamo al Signore che ci salvi dall'amore vile e ci aiuti a puntare ogni giorno all'amore vero e forte del Vangelo, anche se ci spaventa, anche se ci chiede di convertirci. San Valentino, che per l'amore ha dato la vita, ci aiuti in questo cammino. Ed ora, fratelli e sorelle, professiamo la nostra fede nella Santa Trinità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore, dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Ed ora al Signore innalziamo le nostre preghiere, affidandoci anche all'intercessione di San Valentino. Preghiamo per la nostra città, per la nostra comunità cristiana, per tutti coloro che soffrono. Insieme diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ci insegna a vivere una fedeltà concreta. Fa che avvertiamo il valore delle scelte di ogni giorno e rendici testimoni di quella libertà e di quella sincerità che sono frutto della Tua presenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Ci ricordano la precarietà della vita umana e la necessità di una solidarietà vera che superi i confini ideologici e religiosi. Ti affidiamo, Signore,
tutte le vittime e rinnoviamo la nostra responsabilità per non lasciare nessun sopravvissuto senza speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli innamorati, siano segno visibile della bellezza dell'amore di Dio e possano testimoniare, soprattutto nella vita di famiglia, la forza che viene dall'amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Brentegani Alberto, che in questi giorni ci ha lasciato la dimora terrena per entrare nella gioia eterna di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La festa di San Valentino è la festa della nostra città e coinvolge non solo la comunità cristiana ma anche quella civile. E allora forse è anche questa la cornice giusta per ringraziare coloro che si occupano di politica in una parte o nell'altra del Consiglio Comunale. Li ringraziamo tutti perché il loro impegno è frutto di una passione e di un amore per la nostra comunità e riconosciamo in essi lo sforzo e l'intenzione di volere il bene della nostra comunità civile con tutto il tempo che ci danno, che ci regalano la loro presenza. Grazie a tutti coloro che oggi si impegnano in politica e che cercano di fare della nostra città una bella città, un luogo accogliente per tutti. Con queste intenzioni che poniamo di fronte al Padre nell'intercessione di Gesù, andiamo avanti nella nostra celebrazione eucaristica e lo facciamo nel nome di Cristo che è nostro fratello e vive e regna per i secoli dei secoli. Amen. Sorelle e fratelli, perché la nostra offerta, la nostra fede, la nostra comunità cristiana e quella civile siano gradite a Dio, Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbedientissimo, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza cantiamo esultanti la tua lode. Signore, Dio dell'universo.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando la viva memoria della morte e della resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Mariuccia Girelli, di Giuseppe, Neda, dei defunti della famiglia Quintarelli, di Giglio e Amalia Consolini, di Giuseppe Zaccone, di Suor Maria Celestina, dei nostri cari, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Valentino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, preghiamo insieme l'orazione che riassume tutto il Vangelo di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Siamo in diretta dalla chiesa di Santa Maria Maggiore di Bussolengo, all'interno della festa del patrono San Valentino. Stiamo per giungere al termine della Santa Messa. Vi ricordo, tra qualche istante, prima della benedizione conclusiva, ci sarà un momento particolare di preghiera con l'esposizione eucaristica e al termine la benedizione eucaristica di chi ha presieduto la Santa Messa. Alcuni avvisi li potete leggere sul foglietto. Io ricordo solo che faremo la raccolta di offerte per la solidarietà con la Turchia, la Siria, le zone terremotate, non in questi giorni, ma la faremo per tutta la Quaresima. Quindi ci sarà la possibilità, lungo tutti i giorni che ci preparano alla Pasqua, di esprimere la nostra carità e la nostra fraternità con l'iniziativa di carità del tempo di Quaresima. Metteremo una cassetta dedicata e lì potremo aiutare i nostri fratelli colpiti dal sisma. Ora, alla fine di questa celebrazione, visto che conclude un po' anche le giornate eucaristiche, questa domenica, passeremo con l'Eucarestia in mezzo a voi. È il Signore che viene a trovarvi, che vi viene vicino. E mentre passa l'Eucarestia e la presenza del Signore, possiamo pregarlo, ringraziarlo, chiedergli aiuto, chiedergli il coraggio di andare avanti nella nostra vita, che a volte è difficile e ci presenta delle croci, o ringraziarlo per le gioie che abbiamo, anche quelle che di solito prendiamo come scontate. Ci aiuteranno i giovani che con un canto accompagneranno l'Eucarestia mentre vi fa visita. Preghiamo. Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita e ci insegna l'amore vero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Spezzato per tutti noi.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Signore e accompagnati dall'Eucarestia andiamo in pace. Veniamo, grazie a Dio. Thank you.
buonasera. Siamo giunti al termine della Santa Messa che abbiamo seguito qui dalla parrocchia di Bussolengo, dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore. Brevemente, tornando sull'argomento importante di oggi, prima della Santa Messa c'è stata l'omaggio della Rosa di San Valentino alle coppie che hanno celebrato l'anniversario, 25, 50, 60 anni oltre di matrimonio. Loro hanno festeggiato 50 anni, tanti auguri. Grazie mille. Allora, Rosalba e Rino di Bussolengo. Come siete arrivati a questo giorno? È sempre occasione di fare un po' resoconto di quello che è stato, anche del futuro, perché no? Allora, oltre 50 anni di matrimonio, sono 5-6 anni di fidanzamento, di mezzo c'era il militare, tutte queste storie. Siamo sposati nel 73 in piena austerity, di mercoledì 19, mercoledì stranissimo. Abbiamo lavorato assieme, lei ha gestito un'azienda, io gestivo altre società. Ha avuto tanta pazienza per la mia mancanza da casa, magari perché ho fatto anche un po' di politica. Sono nato a Bussolengo Centro, sono un campanellista, un piazzaiolo, come si dice. E questo vuol dire anche il sacrificio, no? Lasciare che una persona si occupi anche della società, ma anche e quindi tamponare un po' nella famiglia nel frattempo. Lasciare gli spazi, rispettare gli spazi, questo è servito. All'inizio è stato difficile capirlo, era proprio un collaudo. Piano piano è un rodaggio che si fa, però si impara anche a rispettarci e anche ad accorgersi che vicino a noi abbiamo delle persone speciali. Conoscendoci, ci sono crisi, ci sono litigi e ci sta tutto, perché in una famiglia, in un percorso lungo, serve da condimento anche, e poi ci si mette in discussione. Abbiamo due figli che ci spiano. abbiamo tre figli. Bello quello che ha detto, cioè ognuno è unico, è diciamo prezioso e anche diverso, quindi gli spazi, oltre che momenti insieme. Gli spazi. E poi un'altra cosa, a mio avviso, e qui non lo so, io credo e penso che la fede aiuta, dà coraggio e impari a guardare attraverso gli occhi di Dio, impari a guardare il tuo compagno con occhi speciali. Non è tutto scontato, la felicità non è una cosa scontata, è solo una conquista. Questo a mio avviso. Mi sono commossa oggi quando ho visto persone di 68 anni che festeggiavano, cioè di tanti anni. Ricordo mia mamma quando ha festeggiato il suo 50esimo e a me sembrava una cosa eccezionale. Però anche attraverso la loro gioia io ho capito quanta importanza e quanta consapevolezza si acquista nel festeggiare un 50esimo, un anniversario. E nella coppia, esatto, ci vuole anche la gioia, no? Come nella vita. Sempre. Tanta soddisfazione personali, essere bravi a ringraziarsi, a scusarsi, soprattutto pazienza. Questo credo che sia il collante di un buon matrimonio. Anche rispetto per i figli. Perché con tre figli le decisioni che devi prendere di coppia deve essere pensate anche a loro, che è importantissimo. Cosa voleva dirci? Tante cose, tanti pensieri in questo momento. Ma io auguro, ci sono anche le sconfitte, ci sono anche le cadute, ci sono anche gli scoraggiamenti in un matrimonio, ma io credo che essere insieme, camminare in coppia vuol dire anche darsi la mano. Una volta uno, una volta l'altro. Immagino che sia stata importante anche nel vostro caso la comunità, gli altri. Soprattutto noi abbiamo avuto la fortuna anche di avere tanti amici, di condividere tanto, e questo ci ha aiutato anche a essere aperti come agli altri. E dopo la gioia entra attraverso tante cose in una famiglia. Vorrei aggiungere qualcosa in chiusura? No, siamo a posto, ti ringrazio. Grazie, grazie tanti a voi, grazie a voi. Anche a tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Siamo stati contenti di poter festeggiare l'amore partendo da San Valentino, il patrono degli innamorati. Qui da Bussolengo è tutto, e ora spazio ai programmi di Telepace. Ancora grazie per essere stati con noi.